Italia oggi, 8 dicembre 2019, giorno della concezione, è morto infatti il bravissimo Piero Terracina. Era nato a Roma il 12 novembre del 28. Chi era costui? Era un dirigente d'azienda italiano, superstite dell'Olocausto. Fu uno dei sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz, dove fu deportato in quanto ebreo. Saputa la notizia, Virginia Raggi, attuale sindaco di Roma, avrebbe detto: "Non dimenticheremo mai quello che è stato". Fu socio dell'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei campi nazisti, l'ANED, e fu anche presidente dell'Associazione Amici di Israele, di cui fu presidente onorario. Fu anche consulente per la memoria e la Shoah della Presidenza del Consiglio dal 2002 al 2007. Ebbe anche la laurea honoris causa in scienze della formazione primaria ed era cavaliere di Gran Croce dell'Ordine in merito della Repubblica d'Italia, cittadino onorario di tante città, tra cui Campobasso, Caser, Copertino, Corciano, Fidenza, Molfetta in Puglia, Palermo, Perugia, Portico di Caserta, Recanati nelle Marche, Rionero in Vulture, Siracusa, Trevi nel Lazio, Ugento, Valemaggio e Deruta. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, un video che non vuole ledere la privacy di Piero Terracina né della famiglia Terracina, ma solo informare eventuali persone. Basta, nascerò per questo motivo, non per altre ragioni. Grazie a voi, tutte le informazioni che avete ascoltato sono state prese da Wikipedia, l'enciclopedia libera, pertanto prive di copyright. Piero Terracina riposa in pace, amen.